Siete un po' matti con questo freddo qua a stare. Siamo matti tutti quanti, perché quando ho visto il giro che avremmo fatto oggi da Imola a Coriano, poi ho visto Nova Feltre, ho detto è lontano, però è gennaio, fa freddo, è sabato, c'è il campionato, però è una giornata particolare perché ha perfino vinto il Milan, quindi ci sono gli astri che sono a nostro favore in questo momento, c'è una congiunzione astrale. Ragazzi, no, mi ricordavo che quando venni l'altra volta, e come questa volta, noi giriamo per le piazze non a parlare di filosofia, a parlare di quello che fa la regione, sanità e salute. Non si taglia sul diritto alla salute, non si taglia sugli ospedali, soprattutto quelli delle valli, soprattutto quelli delle montagne, non si taglia sulle scuole, sulle strade. Di questo si occuperà la regione che abbiamo in testa, oltre al lavoro. Ovviamente mi ha chiamato un giornalista prima venendo qua chiedendo un commento a una proposta di legge della sinistra e del PD per tornare a innalzare l'età pensionabile in Parlamento, per tornare ad avvicinarsi alla legge Fornero. Io gli ho detto che se lo faranno come in Francia faremo le barricate per difendere il diritto alla pensione e al lavoro. Non si scherza con la pensione, con il lavoro. E la voce che mi è rimasta, sentite qual è. Però io ne sono assolutamente felice, anche perché trovo ovunque, da Parma a Reggio, da Bologna alla Valmarecchia, piazze incredibili come queste, 3, 4, 500 persone per portare idee, per parlare appunto di salute, di Alzheimer, di SLA, di diabete, di liste d'attesa, di sostegno all'agricoltura. La burocrazia della regione Emilia-Romagna sta massacrando le imprese, e le imprese agricole in particolare, di tasse, tassette e burocrazia. Io ho visitato a Mirandola un allevatore con la stalla terremotata che da 8 anni aspetta il permesso dalla regione Emilia-Romagna per sistemare la sua stalla. Sto incontrando imprenditori che aspettano da 5 anni il permesso dalla regione per ampliare il capannone e assumere ragazzi, assumere operai. Una regione che fa perdere anni di tempo alle imprese è una regione nemica del lavoro e dei lavoratori. Di sinistra questi non hanno niente. Se ci fosse Berlinguer e vedesse passeggiare Renzi, Bonaccini e Zingaretti, cambierebbe marciapiede, perché la sinistra di una volta aveva degli ideali, era nelle fabbriche. Adesso l'unica critica qua che ci siamo sentiti fare anche prima con centinaia di persone era una critica molto costruttiva, importante. Ce n'erano una ventina con le bandiere rosse e il loro pensiero politico si riassumeva in quello che cantavano: vaffanculo. Vabbè, è una proposta per l'Emilia Romagna notevole, di un certo spessore, e quando non era vaffanculo era scemo, quindi come i bambini dell'asilo. E la mia soddisfazione è che però anche prima a Coriano c'era in piazza, come ci saranno sicuramente qua, tante persone che poi alla fine, quando ci fermiamo a fare due parole, a fare due foto, mi hanno detto, e le ho trovate a Imola, a Scandiano, a Modena, a Parma, mi ha detto: Matteo, io per una vita ho votato a sinistra, il mio nonno era partigiano, il mio babbo era operaio, mia mamma era insegnante, però sto giro io il 26 gennaio voto la Lega, perché ormai il PD è il partito dei banchieri, dei milionari e dei signori. Questi gli operai non sanno neanche dove stanno di casa, i precari, gli artigiani. È giusto cantare Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ti saluto la fabbrica Bella Ciao. Quindi è questo, la differenza fra chi mette al centro il lavoro, l'impresa, l'iniziativa privata, l'artigiano, il commerciante, e chi mette al centro lo Stato o peggio ancora il partito. Perché soprattutto in Romagna io trovo una marea di gente che mi dice: fate in fretta perché io non ho mai lavorato per la regione o per gli enti pubblici,
perché non avevo la tessera giusta in tasca. E non è possibile chiedere una tessera di partito per lavorare. Se sei bravo lavori, a prescindere dalla tessera del partito e del sindacato. Se sei bravo lavori, altrimenti cambi mestiere. E questa è una regione aperta a tutti, non solo al Partito Democratico. È una terra aperta a tutti, accogliente, generosa, terra di volontariato, terra di cooperative vere e non cooperative false che sfruttano i lavoratori a 3 euro all'ora, e quelle le chiudiamo tutte una per una, perché quello è sfruttamento. 3 euro all'ora è sfruttamento, non è lavoro. E poi, quando esauriscono gli argomenti, anche Bonaccini cosa gli rimane? Ah, non si può votare Lega, se no arrivano i fascisti. Quando non sanno cosa cercare, come la caccia al tesoro, cercano il fascista. Là al secondo piano c'è un fascista, sul campanile c'è un fascista, dietro l'albero c'è un fascista. Cercano fascisti. Qual è il loro problema? Che qua non ci sono fascisti, ci sono italiani orgogliosi di essere italiani. Italiani orgogliosi di essere italiani. E sono sfigati, troverete. E cercano razzisti e dicono che dovrei andare a processo perché ho fermato gli sbarchi. Se mi mandano in tribunale ci vado a testa alta a nome vostro, perché in Italia si entra se si è permesso di arrivare. Prima anche lei, signora. Qualcuno mi accompagna in tribunale, eh? Ecco. Dovranno trovarlo bello grosso il tribunale. Dimmi, ragazzo, quanti anni hai? 12, per te è un po' presto venire in tribunale, aspetta. C'hai una vita, c'hai qualche anno davanti, aspetta. No, ma il mio orgoglio è trovare nelle piazze anche tanti ragazzi e ragazze di 12, 13, 15 anni, vi dico grazie. Invece di essere a casa davanti alla PlayStation, siete qua per un'oretta, grazie. No, e poi attenzione, l'Emilia Romagna non la salva Salvini. L'Emilia Romagna, se volete, la salvate voi. Io sono a vostra disposizione, ma io posso portare avanti idee, battaglie, progetti, difendere ospedali, il punto nascita sull'Appennino reggiano, battermi per la diga che gli agricoltori stanno aspettando in Emilia da 30 anni, la Cispadana, la Tirreno-Brennero, il porto di Ravenna, il porto di Rimini, nel nome del lavoro. Da una parte c'è qualcuno che cerca di portare avanti il lavoro e dall'altra parte c'è quello che stanno massacrando di burocrazia partite IVA, artigiani, e pensano di sconfiggere l'evasione fiscale arrestando la gente, arrestando l'ortopedico in Valmarecchia o a Nuova Feltria o il panettiere. L'unico modo serio nel mondo per sconfiggere l'evasione fiscale non è la polizia, è abbassare le tasse e rendere possibile pagare le tasse a chi lavora, a chi produce. Il resto è Unione Sovietica, non è paese libero. Quindi io vi ringrazio, la voce è quella che è, stasera è ancora lunga, poi domani abbiamo tutta la provincia di Reggio, partiamo da Peppone e Don Camillo, partiamo da Brescello e poi Gualtieri e poi Guastalla, poi Novellara. Ieri invece ero a qualche chilometro di distanza, però in mezzo a 500 agricoltori, ero a Cosenza, a Catanzaro e a Crotone, perché il 26 gennaio mi piacerebbe che la Romagna, l'Emilia e la Calabria rimettessero al centro l'orgoglio e mandassero a casa il PD, Renzi, Zingaretti, Bonaccini e tutta questa compagnia cantante. E poi che il buon Dio ce la mandi buona. Io ho ottime sensazioni, perché noi giriamo e troviamo una marea di gente, di là ci sono solo gli insulti, la rabbia, la gelosia, l'invidia,
Io vi chiedo in questi 15 giorni portare in giro anche per la Valmarecchia il sorriso, e mi piacerebbe una cosa, che il 26 votasse tantissima gente. Portate questo in fabbrica o in chiesa, a scuola nei prossimi 15 giorni. Chi sta a casa ha già perso, chi non combatte ha già perso. Il 26 gennaio si può cambiare la storia di questo paese, e dipende da ciascuno di voi, dipende da ciascuno di voi. Io sono convinto che molti di voi, anzi, alzi la mano chi non è mai stato a un comizio di partito in piazza, alzi la mano, la maggioranza. Chi è che mi odia? Scusate, fate un applauso a chi mi odia, dai. Mi voglio bene, mi voglio bene. Mi voglio bene, no? Signorina, i gestacci sono da maleducato. La mamma non te l'ha detto che fare i gestacci è da maleducato. Aspetta, fermo, no, no, aspetta, aspetta lì, aspetta lì. Uno, due, tre, quattro. Quattro sfigati. Lo vogliamo bene lo stesso. Quattro. Vabbè, sapete perché abbiamo vinto? Perché là ci sono quattro che fanno i gestacci e qua ce ne sono 400 che hanno voglia di costruire qualcosa di bello. Quindi, è la differenza. No, ma se non ci fossero mi preoccuperei. Se non ce n'è neanche uno che mi dice stronzo, io mi preoccupo. E invece mi conforta, perché mi certifica che c'è una differenza culturale, perché io sono convinto che voi, se su questo palco ci fosse qualcuno di cui non condividete le idee, non sareste qua a fare i gestacci, ma sareste a casa a guardare la televisione. Sono mamma e papà che hanno sbagliato qualcosa nel modello educativo, ed è per questo che abbiamo approvato la legge per riportare l'educazione civica sui banchi di scuola. Ma va bene così, ragazzi, quindi portiamo avanti idee, proposte, sorriso e quello che loro intendono per razzismo, perché prima in piazza c'era uno che urlava: siamo tutti clandestini, siamo tutti... Ma parla per te, siamo tutti clandestini. Sai, te clandestino, adesso scusa, io sarei italiano in Italia e bisogna accogliere, bisogna accogliere, bisogna accogliere. Vi faccio l'esempio della prima legge che se vinciamo, tra tante cose, a una legge ho particolare attenzione. Chi sceglie questo simbolo fa una scelta precisa, si può essere d'accordo o non d'accordo. Però, giusto per stare al concreto, ci sono in Emilia-Romagna più di 5.000 case popolari vuote perché in regione non hanno trovato i soldi per sistemarle. Trovavano i soldi per tante cazzate, ma non hanno trovato i soldi per sistemare 5.000 case che potrebbero essere date a 5.000 famiglie. Ebbene, se vinciamo, non solo troviamo i soldi per sistemarle, ma come nelle altre regioni dove governa la Lega, quelle 5.000 case vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Questa è la differenza. E quindi, secondo me è un diritto. Se uno sta a Nova Feltre da 30 anni, ha pagato, ha faticato e ha contribuito alla crescita della comunità, avrà mezzo diritto in più rispetto a chi arriva domani mattina? Sì o no? Se lo capiscono. Vabbè, ragazzi, la voce che ho me la tengo per salutare al telefono i miei figli stasera, e mi piacerebbe che tornando a casa stasera vi portaste da parte mia e da parte nostra un enorme grazie per essere qua. Grazie per quello che avete fatto e per quello che farete. Andiamo a vincere! Andiamo a vincere! Grazie!
Viva la Valletta, viva la Valletta, viva l'Italia! Vi state simpatici. Grazie anche alla curva là in fondo. Qualcuno vuole fare una foto? Aspettate, allora tra poco da là arrivano Renzi e Bonaccini e fate vedere.